Buongiorno a tutti dall'MSC Camp a Spruzzi in Trentino. Siamo qui con il dottor Paladino, che è oggi ospite del Movimento Studenti Cattolici. Buongiorno, dottor Paladino. Buongiorno. Dottore, perché lei in prima persona ha deciso di impegnarsi per la rivalutazione della figura di Don Luigi Sturzo? Qual è il suo progetto in proposito? Ma io ho la fortuna di essere il figlio dell'esecutore testamentario di Don Sturzo. Mio padre, negli ultimi anni di vita di Don Sturzo, fu lo collaboratore più stretto, più fidato di Don Sturzo, e quindi mio padre ha vissuto tutta la sua vita studiando e divulgando il pensiero di Sturzo, ovviamente senza molto successo, perché lavorava controvento. Abbiamo vissuto in decenni dove lo statalismo e un partito come quello democristiano, che non seguiva ormai più le idee di Sturzo ma andava sempre più verso sinistra, e quindi un periodo sicuramente non favorevole all'insegnamento sturziano. Oggi, da una decina d'anni, siamo in un ambiente diverso e quindi c'è sicuramente un ambiente migliore, e poi soprattutto si è capito quanto Sturzo avesse avuto ragione negli anni in cui lui sosteneva che la politica deve essere sempre più arbitro e non giocatore, e che lo Stato deve avere un peso, diciamo, non molto forte, ma deve delegare alla periferia molti poteri. Insomma, che l'economia senza etica è diseconomia, lo diceva Sturzo 80 anni fa. Oggi un po' tutti parlano di etica, ma Sturzo già ne parlava negli anni 20. È stata tutta una vita dedicata al miglioramento della società italiana. Purtroppo Sturzo non è stato ascoltato. Oggi è il momento invece di tornare ad ascoltarlo, e io sono convinto che torneremo a sentire parlare di Sturzo, anche perché il processo di beatificazione sarà uno strumento di maggiore conoscenza, e le condizioni sono favorevoli. Sturzo era convinto che l'economia mondiale si sarebbe sempre più aperta, non bisognava ostacolare questa apertura, quindi era un uomo di una visione ottimistica della società. Da buon cristiano diceva che dobbiamo fare del tutto per far prevalere i valori cristiani della società. Più li facciamo prevalere, più la società ne trarrà utili benefici. Grazie mille. E secondo lei, che cosa direbbe oggi Don Luigi Sturzo della situazione politica italiana e mondiale? E soprattutto, in questa prospettiva, qual è il ruolo dei giovani, e in particolare naturalmente dei giovani studenti cattolici, nella politica amministrata secondo l'insegnamento di Don Luigi Sturzo? Ma i giovani studenti cattolici hanno un patrimonio, un tesoro di conoscenza e di idee nella dottrina sociale della Chiesa, nel pensiero di Don Sturzo, e questo va sicuramente approfondito e studiato. Quindi il mio invito è avvicinarsi sempre di più a questo pensiero e a questa dottrina, che non è affatto astratta ma è di una concretezza incredibile. Basta leggere l'ultima enciclica del Papa. E Sturzo, della sua situazione politica, direbbe: ma chi semina, diciamo, i mali semi della politica deve per forza raccogliere tempesta, e quindi siamo in una situazione di passaggio, a mio avviso. Non dimentichiamoci di aver avuto nel paese il più forte partito comunista a livello mondiale nei paesi liberi, e questo ha pesato ovviamente sulla nostra società, ha pesato in maniera negativa. Ci siamo tolti finalmente questo peso, perché ormai nessuno oggi, tranne pochi, si azzarda di far valere quei valori e quei principi, che in effetti sono disvalori e non principi. E quindi siamo in una fase di passaggio. Sturzo vedrebbe, secondo me, con occhi favorevoli, con occhi ottimistici, questo passaggio, perché il passaggio non può che essere verso la buona politica, la buona cultura, di cui lui era un testimone. Sulla situazione mondiale si sta avverando quello che lui prevedeva, cioè il mondo avrebbe finito di darsele. Cioè lui non pensava che il diritto di guerra rimanesse un diritto per sempre, lui pensava che saremmo arrivati al punto in cui i paesi avrebbero capito finalmente che darsele non conviene, e quindi fare da cani e gatti in continuazione, da nemici, da avversari,
alla fine avrebbe trovato il suo tempo, e io penso che stiamo andando verso un mondo sempre più pacifico. Sono rimaste ancora poche aree dove assistiamo a guerre, ma non dimentichiamoci che fino a 30, 40, 50 anni fa le guerre erano molto più diffuse nel mondo. Oggi ce ne sono ancora alcune in essere, ma stanno in fase, secondo me, di parabola discendente. Sturzo direbbe: per fortuna in futuro investiremo sempre di meno nelle armi e sempre di più nello sviluppo dell'uomo. È ottimista per il futuro, quindi? Ma certo, non si può non essere ottimisti se si è cristiani. Il cristianesimo insegna a avere fiducia e fede in un'altra vita, e quindi già questo dovrebbe essere un elemento di ottimismo, ma soprattutto insegna anche ad applicare per questa vita valori e principi che la migliorano. Quindi il mio ottimismo di cristiano è anche per questa vita, cioè la possiamo migliorare. D'altronde, rispetto al passato, già qualche miglioramento l'abbiamo visto. Di conseguenza, suppongo che questo suo ottimismo si rispecchia anche nella crisi economica mondiale. Quali soluzioni pensa che, secondo la dottrina di Don Sturzo, sarebbero applicabili al momento? Ma soprattutto fare in modo che i banchieri facciano la giusta funzione, che è quella di dare il denaro a chi produce e non a chi specula. Noi abbiamo avuto tanto risparmio distrutto perché molte istituzioni finanziarie lo hanno dato a chi voleva giocare a Las Vegas, cioè a chi voleva puntare sul rosso o sul nero, cioè hanno dato soldi a chi non li faceva produrre nell'economia reale, ma semplicemente li andava a mettere sul tavolo verde. E tutto questo è di una immoralità evidente e non poteva che finire così, tanto risparmio, cioè si è azzerato. Bisogna sempre più portare risparmio verso l'impresa, la vera impresa, l'impresa che crea occupazione, l'impresa che crea sviluppo. Finché non si realizzerà questo, sarà difficile avere un'economia che cresce, ma penso che la lezione di questi ultimi anni è stata clamorosa, una lezione salutare a mio parere, e già vediamo legislazioni che stanno diventando più severe e che impediscono a chi vuole usare i risparmi in maniera speculativa di farlo. Chi vuole andare a giocare a Las Vegas, vada pure a Las Vegas, si porti i suoi soldi a Las Vegas a sperperarli. Sui mercati finanziari non ci deve essere diritto di Las Vegas. Sui mercati finanziari bisogna portare il risparmio che va in produzione, cioè verso l'economia reale. Tutto questo sarà sempre più capito dalla comunità mondiale. Ringraziamo il dottor Paladino per questo intervento in diretta da Spruzza, MSC Camp, MSC TV.